Ciao amici, oggi parleremo del... no, non dello Zenomini Pro, anche se mi sto divertendo veramente tantissimo. Parleremo del DJI Avata, perché noi siamo molto curiosi e andiamo a vedere che cosa ci dicono i report FCC. E dunque, scusate se ogni tanto girerò gli occhi verso il monitor del computer, ma è perché ci stanno delle novità importanti. Innanzitutto con l'arrivo di questo DJI Avata è nata anche una nuova DJI Air Unit chiamata O3. E la prima cosa che si nota dal report FCC è che il DJI Avata non trasmette sui 2 GHz e 4. E così ovviamente anche l'Air Unit O3 riceve sui 2 GHz e 4, infatti dice 2,4 GHz SDR receiver only e va sulle solite frequenze dei 2 GHz e 4, ma supporta solamente la banda di frequenza 1,4 MHz, che era una di quelle che LocuSync 3 utilizzava per la trasmissione dati dal radiocomando verso il drone. Quindi probabilmente anche in questo caso i 2 GHz e 4 serviranno per qualcosa che il radiocomando invierà verso il drone, probabilmente quando la 5.8 non funzionerà come deve, perché sappiamo tutti che la 5.8 ha un range molto più limitato rispetto ai 2 GHz e 4. Andiamo avanti e leggiamo che a 5,8 GHz invece c'è il pieno supporto ricezione e trasmissione, ma anche in questo caso notiamo una differenza, perché LocuSync 3 aveva anche la banda dei 3 MHz. Vi ricordo, gli LocuSync 3 riuscivano a trasmettere con una grandezza di banda, e se non avete capito che cos'è la grandezza di banda vi rimando allo scorso video, una larghezza di banda di 1,4 MHz, 3 MHz, 10 MHz, 20 MHz e 40 MHz. Benissimo, con il DJI Avata la larghezza di banda dei 3 MHz sparisce. In realtà non sappiamo bene che cosa trasmetteva o che cosa trasmette nel protocollo Q-Sync il drone a 3 MHz. Fatto sta che non è più utilizzato. Un'altra cosa che osserviamo è che funziona sia sulle frequenze GPS, BDS, quindi Beidou, e Galileo. E in più ci sarà anche una DSB receiver su due bande di frequenza, 978 MHz e 1090 MHz. Vediamo adesso le antenne. Sul DJI Avata e sul DJI Air Unit O3 ci sono solamente due antenne e possono funzionare sia in modalità SISO, quindi un'antenna riceve e un'antenna trasmette, o anche in modalità MIMO, multiple input, multiple output, che significa due ricevono, due trasmettono. Questo serve per vincere, ormai l'abbiamo capito, i disturbi oppure il fatto che la radiofrequenza va a sbattere a degli ostacoli e perde un po' del suo segnale inserendo dentro dei disturbi. Il MIMO serve per vincere queste problematiche. Quindi sul DJI Avata troveremo solamente due antenne, sono integrate all'interno del drone, e entrambe le antenne a 5,8 GHz, che è l'unica frequenza di trasmissione, avranno un guadagno di 2,5 dBi. Questo è il DJI Avata. Ma insieme al DJI Avata sono arrivati anche i DJI Goggles versione 2, li chiamano così. Che i DJI Goggles saranno pronti a pieno per LocuSync 3, quindi è probabile che verranno utilizzati anche con altri droni, chissà, un DJI FPV, un Mavic 3, io ci spero sempre che funzionino anche con i droni stabilizzati. Benissimo, i DJI Goggles, sto sempre leggendo sui report FCC, vanno su tutte le frequenze del LocuSync 3, funzionano anche in Wi-Fi e funzionano anche in Bluetooth.
Una cosa bella che questa volta hanno detto sul è stato riportato sui report FCC anche il tipo di modulazione che si utilizza in SDR, e utilizzano un QPSK, un 16QAM e un 64QAM. Per molti queste cose non significano assolutamente niente, ma per chi è dentro al mondo della radiofrequenza, queste sigle che io ho detto sono delle cose che fanno ricordare molto la modulazione del Wi-Fi. Quindi molto di più ci accorgiamo di quanto siano simili le modulazioni del Wi-Fi e le modulazioni SDR dell'OcuSync. Ma questa volta sul report FCC è stato addirittura specificato, probabilmente la DJI ha cambiato fornitore per fare i controlli e i report, perché l'hanno specificato, o sarà anche perché tanto l'OcuSync 2 e l'OcuSync 3 ormai sono noti come protocolli, non sono più quella scatola chiusa. Vi rimando a qualche video vecchio in cui ho spiegato che sia l'OcuSync che anche il DJI, diciamo il sistema che utilizza la DJI per controllare i droni, è ormai stato smascherato. E dunque, da una semplice immagine potrebbe sembrare che i goggles abbiano solamente due antenne, ed invece non è così, perché al loro interno ce ne sono ancora altre due, quindi i goggles hanno due antenne integrate e due antenne esterne, e quindi funzionano con quattro antenne esattamente come i goggles precedenti, e funzionano esattamente allo stesso modo avendo due antenne che possono trasmettere, la 0 e la 1 probabilmente sono le due superiori, e le altre due ricevono solamente, funzionano in MIMO, multiple input e multiple output, questa volta 2x4, cioè sempre due trasmettono e quattro ricevono. E questo sistema di due antenne integrate e due antenne esterne l'abbiamo già visto nell'RC Pro. Quindi diciamo sembra qualcosa che funzioni. La DJI non ha smesso di mettere le antenne integrate all'interno dei propri sistemi, l'abbiamo visto con il Mini 3 dove c'è stato qualche problemino. Non sappiamo perché stia togliendo le antenne esterne, forse perché non vuole che si installino antenne esterne, ma in realtà mettendocene due a quel punto, non lo so, forse per rendere più compatti, può essere anche per rendere più compatti i loro sistemi. E quindi dicevo, trasmette sia a 5.8, dove le antenne hanno un guadagno di 3 dBi, le antenne quelle in trasmissione ovviamente, e a 2 GHz e 4 invece hanno un guadagno di 2,5 dBi. Bene, per il DJI Avata e le trasmissioni radio per il momento è tutto. E non posso fare altro che augurarvi buoni voli. Ciao a tutti quanti!